mai, tutti la notano e tutti la amano, ma fin troppo spesso la danno per scontata. Ricordate però che anche quando vi sembrerà sparita, tornerà più brillante e bella di prima. Victoria ci porta in scena il suo astro preferito, la luna. Per voi, Victoria Organica! Victoria Organica! Allora, venga qui, venga qui! Mamma mia! Come le ossa delle gambe che fanno come i Twix nelle... Pensa alle sue che sto pieno d'artrite, cioè questa come fa? Bella, ma sei proprio simpatica. No, per dire! Ma sai che ti faccio tutta colorata? Vabbè, abbassa la cresta. Okay. Lo dice lei. Come state? Ma bene, tu ma ogni anno chiedono sempre alle draghe, alle concorrenti, come stai, come non stai, hai pagato l'IMU, hai fatto l'esame della prostata. Voi come state? Dai, nascondi sta cosa, è vero. Ma l'ha fatto l'esame della prostata, ma chi è che fa l'esame della prostata qui? Ma non lo possiamo svelare che sembriamo delle Barbie, ma sotto c'è Ken, però non lo possiamo svelare. Allora, dice, ma questa la faccio tutti gli anni, ma sempre ridere. Vabbè. Allora, prego, Organica, spiegaci come nasce il nome del tuo personaggio e quale obiettivo ti aspetti in questo concorso. Mamma mia, allora, Victoria Organica perché Victoria Umida secondo me faceva brutto. Però sono una drag che fa la differenziata e la differenza! E poi soprattutto perché i miei abiti sono tirati su dalle tende. Ah, quindi insomma, anche Ricicliamo, ricicliamo. Art attack praticamente, riprendi le cose. Sì, drag attack, vai, attacchiamo. Attacca, perfetto, queste le attaccate tutte quelle stelline. Sì, sì. Bene, bene, la luna che si è rotta, non l'ha attaccata bene. Però, no, si doveva aprire. Era una stella cadente. Quella. Vai, cartone. Bene, bene, allora ringraziamo perché dobbiamo andare veloce la nostra Victoria Organica. Grazie mille. Grazie. Grazie. Questo, vai. Vai, segui il filo e trovi Antonio. Mamma la prossima drag queen che si esibisce. Sì. Si sa, in amore le cose non vanno sempre bene, ma a volte capita che il sentimento ci nasconda la realtà dei fatti. Ci si può ritrovare così incatenati, bloccati in un circolo vizioso di manipolazione e di dolore del quale uscire è veramente difficile. Se non so con atti estremo di coraggio. Riuscirà Victoria a liberarsi o rimarrà incastrata vittima di questa dipendenza anche lei? Victoria Organica! Stammi lontano per favore! Passato e mentre tremo sei.
grazie.